50k, delizioso, quasi 40.000 win 3v3. Doppia BB, doppio Edgar, doppia BB di nuovo. Ehi là gente, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati su Brawl Stars. Allora, l'ultimo video si era concluso con delle premesse incredibili da parte del sottoscritto e quindi insomma, voi vi aspettate qualcosa di veramente assurdo oggi e io ragazzi vi posso dire, come ho detto nel video precedente, che questo è di sicuro il contenuto che mi ha portato via più energie, almeno su Brawl, probabilmente il contenuto che mi ha portato via più energie, ne sono abbastanza certo, soprattutto in funzione dei tempi di realizzazione che sono stati molto stretti. Ragazzi, andiamo subito sul nostro paddino. Siamo ancora con il primo, nel primo del video precedente, nel primo che è stato l'ultimo rank 30. Abbiamo visto Stu rank 30 nell'ultimo video, il 45esimo brawler che è stato introdotto, noi ce lo siamo subito mangiati al rank 30, ma abbiamo voluto fare qualcosa di più. Abbiamo voluto continuare il push. Come vedete dal titolo, ragazzi, abbiamo portato Stu sopra le 1000 coppe. Al rank 31, al rank 32, al rank 33, al rank 34 o al rank 35. Raga, godetevi il video, vi lascio le clip. Manca la clip del rank 31, ve lo dico già, perché semplicemente non l'ho recata, così a caso. È il mio primo push over 1000, non sapevo bene come strutturarvelo. Come sempre io vi chiedo un bel mi piace, una bella iscrizione con campanellina e il codice rank 30, il codice ferre nello shop. Perdonatemi ragazzi, oggi sono veramente euforico, come disse un saggio un tempo. Vi lascio le clip, ci becchiamo a fine video. Signori, siamo qua sulle 195 coppe. Siamo nel, non dico cuore della notte perché in realtà è ancora presto rispetto agli orari dei rank 30. 2:36 in ciabatte. Potrebbe essere il secondo brawler che riesco a portare effettivamente a 1100 coppe. Non lo so, non lo dico troppo forte perché mi sembra ancora molto strano. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Siamo con il Fregolone e con Melny, come avete visto in lobby, e siamo nella mappa di Siege di oggi che non mi viene in mente come si chiama, anche perché ci abbiamo giocato pochissimo. Cioè il matchmaking si è tipo pulito con 2 o 3 partite praticamente. Siamo in un periodo in cui tutti giocano Power League, tutti giocare Power League. E Ferri zitto zitto svicola nei meandri della ladder e pusha al rank 35, così. Ok, eccoci qua contro Bull, Brock, Surge. Ok, va bene, va benissimo. Vamonos, torretta al volo. La comp dovrebbe essere anche abbastanza buona, per carità. Però, oddio, la loro è molto strana, senza ombra di dubbio. Poi devo ricaricarmi decisamente un po' di vita e mi faccio hittare un po' troppo. Attenzione, attenzione. Qua mi squagliano, infatti, immaginavo. Però si fanno praticamente full teamare, quindi ci sta tutto. La loro comp è parecchio trash, cioè nel senso, sono killabilissimi perché erano tipo in 2 appiccicati, boh. Non so perché, ragazzi, veramente c'è un matchmaking pulito così. Sarà che comunque il gioco fa fatica tardi in un periodo come questo a smatcharci contro gente tanto alta di coppe, secondo me. Che poi oddio sì, magari c'è anche, però veramente la incontri con poche partite, 2 o 3 partite, se calcoliamo che noi siamo partiti a fare questo push non da tipo 900-800 come al solito, ma già 1070, perché insomma eravamo già altini. Il gioco ci ha dovuto smatchare subito contro player alti di coppe, diciamo così, e ovviamente ha fatto anche tra virgolette quello che poteva, quindi niente, questo è quello che è uscito. Adesso lasciamo perdere che mi sono fatto killare, però signori, non so se ci rendiamo conto, 1100 coppe e io me la chiacchiero così come se nulla fosse. Qua c'è, adesso c'è un bull, faccio una giocatina così, vai, e mi faccio killare. Oltretutto no, non mi faccio killare da bull, vero? Non le faccio quelle cose io, ci mancherebbe. Perfetto, e faccio killare da Surge. Penso che veramente in ciabatte ce la possiamo portare a casa questa, ragazzi. Facciamo fare così, no, muore, era one shot giustamente. Proveranno a fare un push, ma vabbè, poco importa. Cioè signori, veramente siamo in un chilling che non potete capire e siamo sulle 1100, cioè è veramente devastante sta cosa. 1100, pulitissimo, pulitissimo signori. E sti qua stavano a 600 coppe, è una roba veramente totalmente ingiustificata. 1100 coppe, noi andiamo avanti, vedremo un pochettino cosa riusciamo a combinare, ci si becca poi. Signori, buonasera, eccoci tornati dopo parecchio tempo. Lo so, dall'ultima clip è passato un secondo, ma è passato veramente parecchio tempo. 1147 coppe, proviamo a fare insieme il rank 33 su questo bellissimo Stu. Vamonos. Mi rendo solamente conto ora che voi avrete visto il rank 32, ma non avete tipo mai visto il rank 31, perché è stato mezzo fatto nel video del rank 30. Quindi abbiamo fatto rank 30, poi abbiamo pushato ancora un po' e niente, rank 31 si è un po' perso, però tranquilli, non è un problema. Il matchmaking, come sempre, è molto breve, molto breve. Attenzione, ha trovato troppo presto, raga. È gente forte, ve lo dico già io. Questa qua è gente forte, bisogna impegnarsi un attimo. In teoria, la comp si può counterare, no?
no, sono in vantaggio loro per via del Mr. P sicuramente. Buonissimi qua ragazzi, bravi. Ok, bella la hit su Bibi. Devo cercare di giocarmela bene contro questo Mr. P. Buona robo da 2. Ah, ci ha messo veramente poco a trovare ragazzi. Non è sicuramente un team questo, quindi bisogna un attimino stare attenti, eh. Attenzione. Raga, mi fa Mr. P è counter. È counter. Poi non mi sono riuscito a ricaricare bene la vita lì. Cambio lane, vado a sinistra ragazzi. Vado a sinistra se è possibile. Scusate ragazzi, sto giocando male, che ho fatto un sacco di errori, però cercate di capire, sono contro counter, faccio quello che posso. Guarda cosa c'ho qua, una bella Bibi. Eccolo qua, la magia. Perfetto. Andiamo a fare un po' di danni. No, quel Mr. P mi rompe veramente un sacco le scatole. Ok, con calma. Cerco di volare su, ragazzi. Buono il bulloncino consegnato in tempo. Stai giù, Filippo. Sì, ragazzi, vabbè. Come avete dato una carriata impressionante. Mi avete dato un aiuto impressionante perché facevo fatica contro quel Mr. P. Ok, che il livello non era altissimo, ma facevo fatica, ragazzi. Abbiate pazienza tanto. Ma quando sono riuscito ad andare sulla Bibi, me la sono giocata anche bene. Però Bibi comunque era furba. Erano infatti altini. 33 a noi. Ci vediamo, spero, tra poco. Signori, ho appena giocato la partita successiva e in chat c'è il delirio più totale. Mi dicono che sto player che ho battuto nella partita precedente, questo HK, è un 50k. Delizioso, quasi 40.000 win 3v3. L'altro era over 1000 e ha comunque più win di me ed è un F good man. E l'altro ancora era un 25.000, quindi ne ha più di me ed è pure lui F good man. Abbiamo appena fatto il record di coppe personali, 42.500, e siamo sulle 1199. Manca una coppa, non perdiamoci in chiacchiere, andiamo. Road to 1200, rank 34. È molto tardi, molto 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 tardi. Vi dico solo che c'è stato pure il cambio dell'ora, quindi siamo un'ora avanti. Ragazzi, partita. Tic, Lue, Max. Va bene, fermi e belli concentrati. Ok, tra l'altro abbiamo cambiato comp, non so se avete notato. Prima abbiamo avuto poi un po' di problemi, abbiamo dovuto cambiare, giusto per complicarci la vita e droppare ancora un po'. Sono bravini, ma noi forse di più. No, erroraccio, non avevo visto la testa, ragazzi, per niente. Questo robot qua ci serve per riprendere il controllo di brutto. Bisogna potenziarsi bene con i colpi del colonnello. Attenzione a Max. Max è molto brava, comunque non è per niente male. Prendo il bullons. Ok, faccio il giro di qua con calma. Faccio una roba così. Tac. Ho spammato un po', perdonatemi, ma ci sta tutto. Ok, bella la kill. Ci sta. Ho spammato un po', ma senti, anche i migliori. Vai. Ma sì, vai tutto in auto aim, Ferre. Anche i migliori, tutto in auto aim. Ok, ragazzi, scusate se parlo piano, è veramente tardissimo. Andiamo a farci sto push qua, possiamo far male. Ah no, qua non facciamo, ma oh, invece sì, perché lui ha provato a difendere, ma giustamente. Vieni, rientriamo. Abbiamo ancora un po' di colpetti a disposizione. Sì, ci sta. Perfetto. Alla fine subito mi sembravano bravini, poi alla fine ce li stiamo tenendo, Stiamo arrivando al terzo bulloncino, al terzo robot, però tutto sommato ci sta, dai. In teoria dovremmo aver vinto, proprio leggermente. Perdo giustamente alla fine, ma ci sta. Prova il push, giustamente, ci sta. E la chiudiamo così, ragazzi. 1200. Quella lì era 920, gli altri erano a 500 coppe. Ma dettagli. Lasciamo perdere, fermiamoci qua. Probabilmente faccio ancora un po' di push off camera, ma la prossima clip non so come sarà. Ci aggiorniamo. Ciao ragazzi. Signori, eccoci qui. Avete visto tutte le partite. Rank 31, 2, 3 e 4. Tra l'altro 34 finito alle 4. Questo potrebbe già farvi ragionare un attimo sulle tempistiche del tutto. Regà, io adesso vi faccio vedere una partita. Calcolate che io in questo momento sono in live e nessuno lo ha ancora visto. Registro mischie. Signori, tutto in una notte. Questa è stata l'ultima partita, ovviamente rigorosamente snipe. Non ero neanche in live io non ero neanche in live in quel momento. Non so come cavolo avete fatto a... Non so se hanno visto Underdog e si sono arresi. Però raga, noi in questo momento facevamo i salti alti un metro. Era tardissimo. Non vi dico l'ora, vi dico solo che c'è stato il cambio dell'ora. Provate a immaginarvi le tempi. Ecco, stimate l'ora, che ora poteva essere nei commenti. Provate a stimare che ora poteva essere nei commenti di qua sotto. C'era della gente che mi aspettava in quel momento. Vi dico solo questo. Abbiamo fatto ovviamente il nostro pushino. La partita è durata niente, ma le difficoltà non sono mancate. C'è stata una lose a 1227 con un bel meno 12 che abbiamo recuperato con 4 partite. Ragazzi, fare 4 partite a 1227 richiede un'ora di tempo e non sto esagerando. Abbiamo incontrato robe assurde del tipo doppio tick, doppio dynamite,
doppia Bibi, delirio, doppio Edgar, doppia Bibi di nuovo. Poi purtroppo non lo segna più, ma abbiamo beccato addirittura, e l'avevamo pure persa, doppio Mr. P. I miei compagni, il buon Filippo, questo è il profilo, fortissimo Filippo, Few Good Men, ha portato con me il suo Mr. P rank 35, quindi sono contento che non sono stato completamente cariato, c'era qualcuno che stava effettivamente pushando con me. E poi il buon Matti, che inizialmente aveva portato su il suo Mr. P, se non erro, sì, l'ha fatto a 1000, come potete vedere, anzi 1095, praticamente ha fatto anche il rank 31, quasi il rank 32, e poi ha preso col colonnello ringhio e ha sfiorato le 1300 coppe col colonnello ringhio. Ragazzi, eravamo altissimi. Una delle partite, tra le ultime più belle, è stata quella di Gale e il primo Etik. Li abbiamo sottovalutati malissimo. Vi lascio una partita in più, non mi interessa quanto dura questo video, non mi interessa. Li abbiamo sottovalutati perché abbiamo detto è il primo è Gale, e il primo è Gale, un par di ciufoli, raga. Guardate cosa succede in sta partita, guardate cosa succede, eh. Guardate anche il placement della mia torretta, messo in modo che combaciava con l'inizio dell'area della Ike. Tutto sommato non credo di aver giocato neanche malissimo, eh. Oddio, ho fatto tanti errori, però li avevamo palesemente sottovalutati, perché lì eravamo proprio sciallati. È presente quando scali che trovi Gale, che dici ma sì, easy contro Gale, pazienza, no? Infatti guarda, primo robot ce lo siamo pareggiati, scusatemi. Il secondo, se non sbaglio, ce lo facciamo easy. A una certa faccio un push un po' troppo esagerato su quel Gale, che mi spinge bene via con la ulti. Tick gli dà una mano, mi killano. I miei compagni vengono spinti a destra, loro riescono a fare un paio di bulloni. Ovvio, non riusciranno ad arrivare a 13, ma questi bulloni saranno molto importanti. Guardate cosa succede. Robot da 13, ovviamente noi convinti di one pushare saliamo tutti, no? Il robot viene difeso, facciamo un 63, quindi non siamo riusciti a pushare così tanto. E allora lì ci rendiamo conto che i nostri avversari sono a 6, noi siamo a 1 e abbiamo 20 secondi. E in campo non avevamo tutto sto vantaggio, non avevamo tutto sto vantaggio, eh. Ci mettiamo a raccogliere i bulloncini come se non ci fosse un domani. Qua ragazzi, Gale fa anche una bella ulti, riescono a farsi quel settimo bulloncino, ottavo bulloncino, riescono insomma ad andare in vantaggio, si mettono a spinnare, noi eravamo tiltati completi, raga, robot da 8, diciamo, oh mio dio. Qua ci possono fare un push perché Tick arriva diretto in Ike e il primo può fare un sacco di danni con la ulti. Gale stunna, quindi ci può bloccare tutti, oh mio dio, che facciamo? Mi metto a sparare sul robot, arrivano i danni, non sappiamo più che pesci pigliare. Sì, arrivano i danni grossi sulla cassa, ragazzi. 60%. La cassa arriva ancora un 8 e si ferma a 66. Abbiamo vinto per il 3%, ragazzi. Eravamo impazziti, ma signori, alla fine della fiera ce l'abbiamo fatta. È arrivato il momento. Vi ripeto, siamo in live in questo momento, in diretta, video registrato in diretta, non l'ha ancora visto nessuno. 3, 2, 1. È lui, Stu, rank 35. Boom, signori. Mamma mia, ce l'abbiamo fatta. Signori, si comincia a fare sul serio. Si comincia a fare sul serio. Dal rank 32, perché abbiamo cominciato che era il rank 32 per la seconda fase del push, tutto in una notte. Voi calcolate che noi abbiamo fatto il rank 30, abbiamo pushato e siamo arrivati a 1135 coppe. In genere da 1000 coppe ci sono almeno 3 step. Noi dal rank 30 abbiamo già fatto una prima parte e poi abbiamo fatto un solo step e siamo arrivati al rank 35. Fatevi il conto delle tempistiche, calcolate che io non ho mai pushato il rank 35 in vita mia. Questo push è un push assurdo. Record anche personale, 42.500. Purtroppo in questi ultimi giorni castando parecchio, non ho più pushato molto, quindi non credo di essere neanche più in top italiana. Controllo al volo con voi. Sono 11esimo, infatti sono sceso un sacco, ma ci sta, giocando poco, raga. Io con questo chiudo. Ci becchiamo presto. Spero che vi possa far piacere questo risultato. Per me è una cosa incredibile, sono super contento. Non è mia intenzione, metto subito le mani avanti, fare come ho fatto con i rank 30, con i rank 35, almeno ora come ora. Raga, un push con tutti i rank 35 vorrebbe dire farsi altri 44 rank 35. Non ce la posso fare. Quindi stasera facciamo il prossimo push. Vi aspetto. No, sto scherzando. Ci becchiamo domani con un nuovo video. Un saluto a tutti. Un bacio grandissimo. Ciao belli.